Onori al capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza. Un'attesa durata 20 anni, quella del commissariato di pubblica sicurezza di Castrovillari, oggi diventa realtà con l'inaugurazione della nuova sede in via 20 settembre di fronte all'ex tribunale, alla presenza del capo di polizia Franco Gabrielli, del prefetto di Cosenza Cinzia Guercio, del questore della provincia di Cosenza Giovanna Petrocca, del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, del vicequestore Leonardo Papaleo, del sindaco di Castrovillari Mimmo Lopolito, di autorità civili e militari. Dottore, una bella struttura attesa da 20 anni, adesso però deve essere rinforzata da uomini e mezzi dal momento che insomma loro sono su 38 comuni, ecco cosa fare? Faticosamente stiamo risalendo la china, abbiamo negli ultimi 2 anni la provincia di Cosenza ha avuto quasi 90 unità di trasferimenti in questa sede, ovviamente a volte i trasferimenti non riescono a compensare le uscite, ma ripeto, queste sono le risorse di cui disponiamo. Ovviamente questo è un territorio che sta all'attenzione perché è un territorio che deve avere una particolare cura, una particolare attenzione. Il fatto che si sia realizzato anche questa struttura per dare ai nostri colleghi un luogo dignitoso, ma dal mio punto di vista quando c'è un luogo dignitoso che rappresenta lo Stato è una modalità con la quale rendiamo un servizio ai colleghi che vi lavorano, ma anche ai cittadini che vi accedono, perché accedere in un luogo dignitoso, in un luogo che rappresenta in maniera dignitosa lo Stato, credo che faccia bene a tutti i territori. Quindi non per eludere la domanda, ma ripeto, è all'attenzione, ma come mi capita di dire spesso, purtroppo non ho la stampante 3D per riprodurre i colleghi e le colleghe, quindi man mano che usciranno i corsi è ovvio che questo sarà un territorio a cui presteremo la dovuta attenzione. Il commissariato di Castrovillari vanta una giurisdizione di 39 comuni, ricompresi tra Laino, Tarsi e la fascia ionica della Sibaritide, da Castano allo Ionio a Rocca Imperiale, con una popolazione residente di circa 128.000 abitanti. Oggi la nuova sede, già operativa, moderna, ideata e realizzata con le caratteristiche consone per un ufficio di polizia, ha bisogno di uomini e mezzi per coprire con maggiore incisività i 39 comuni. Ma io credo che quello che un prefetto debba sottolineare è che la presenza dello Stato c'è. Certo, sapete benissimo quali sono purtroppo le restrizioni, gli organici delle forze di polizia, gli organici della magistratura, ma questo non è un alibi, non l'abbiamo mai accettato come alibi per non far sentire la presenza dello Stato in un territorio molto particolare come quello della Calabria. Bisogna oggi aumentare, anche in un momento così difficile, nell'era del post-Covid, per le notizie che noi cominciamo ad avere, bisogna aumentare la presenza di uomini e mezzi affinché non accada ciò che in molti temono, vale a dire che nella crisi di questa fase possano ancor di più alcuni settori criminali avvantaggiarsi a danno della gente onesta, della povera gente. Quindi lo Stato a maggior ragione deve, in questi territori particolari, deve rafforzare la propria presenza e deve dare sostegno alla tantissima, preponderante gente onesta che vive e opera con impegno in questo territorio. Una giornata pregna di significati, a ricordare anche alcuni agenti caduti nell'espletamento del loro servizio, hanno sottolineato nei vari interventi, così come pure il vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio, Monsignor Francesco Savino. Infatti la sala riunioni del commissariato di pubblica sicurezza è stata intitolata alla memoria dell'agente scelto Matteo De Mego e dell'agente Pierluigi Rotta, vittime del dovere, mentre la strada di accesso alla struttura è stata dedicata alla memoria dell'agente scelto della Polizia di Stato, Emanuela Loi, vittima di mafia. A Emanuela Loi, la prima donna che è caduta in un servizio di scorta, la prima donna vittima della mafia, e che diciamo io porto nel cuore, perché quando successe questa cosa io ero un giovane commissario del reparto volanti e mi colpì profondamente vedere questa ragazza così solare, così bella, aver perso la vita per fare esclusivamente quello che noi chiamiamo il nostro dovere, servire lo Stato. Il comune di Castrovillari è un comune particolare, perché
vede diciamo, la sua estensione fino ai confini di un territorio che noi chiamiamo la Sibaritide, che è praticamente il cuore delle problematiche legate alla criminalità organizzata. E il commissariato ha una giurisdizione molto vasta, ha una giurisdizione su 39 dei 152 comuni che compongono la provincia di Cosenza, e di conseguenza non è facile avere sempre la presenza dappertutto di noi forze dell'ordine che lottiamo ogni giorno per contrastare qualsiasi tipo di criminalità, ma in questo territorio soprattutto quella organizzata. Diceva prima il questore, siamo in un territorio particolare, a ridosso della Sibaritide, però nel 2012, quando il tribunale di Castrovillari non è stato chiuso, l'unica motivazione, ed è bene ricordarlo, è perché noi siamo in un contesto di criminalità organizzata. Onestamente, da sindaco, io dico che nella nostra cittadina non lo viviamo questo contesto, grazie alle forze dell'ordine. Io questa la considero la seconda puntata di una scelta che questo territorio ha fatto a difesa dei grandi presidi di giustizia e di legalità. Oggi l'inaugurazione di questa nuova sede splendida del commissariato ha evocato un po' la battaglia allora a difesa per il Tribunale di Castrovillari, una battaglia vinta, proprio a dimostrazione che questo territorio aveva la necessità di essere presidiato. Oggi questa struttura, l'inaugurazione alla presenza del capo della Polizia Gabrielli, che ho avuto il piacere di risalutare perché insieme al prefetto Gabrielli abbiamo avviato la ricostruzione post sisma del 2012 a Mormanno e nell'area del Pollino, è un segnale emblematico per questo territorio, per queste comunità, segno che lo Stato è presente. Quindi una grande soddisfazione da uomo di questo territorio, da chi in questi anni si è impegnato per cercare di fare in modo che le strutture potessero arricchirlo al meglio questo territorio. Il nuovo commissariato di polizia per questa sede, come vedete, un lavoro credo ben contestualizzato, con il riferimento ad elementi del territorio. Quindi abbiamo il centro storico di Castrovillari, i pini loricati come simbolo della nostra area del Pollino, abbiamo naturalmente in primo piano l'arcangelo, quindi San Michele che è il patrono della polizia, abbiamo lo stemma della polizia e quindi i ragazzi e un gruppo di poliziotti a ribadire il ruolo che quotidianamente svolgono per il controllo del territorio.